Un saluto da Dottor Palmas, quello che vedi ora a schermo è un caso di denti fissi con sistema bocca bionica. La paziente era arrivata alla nostra struttura con dei denti, una dentiera in resina fatta anni e anni fa che attaccava su alcune radici rimaste con dei gancetti metallici. La paziente non aveva quasi più denti. Questa è la parte interna della protesi dentale che aveva, una protesi completamente consumata, denti assenti nella parte inferiore, vedi, erano rimaste in radiografia veramente poche radici. Abbiamo proseguito l'intervento di posizionamento di impianti dentali, 6 impianti nell'arcata superiore e altri 6 in quella inferiore. Questo è lo schema di come abbiamo posizionato gli impianti, evitando le zone di vuoto dei seni mascellari, una tecnica su 6 impianti dentali. Su di questi abbiamo proceduto ad avvitare poi le protesi provvisorie con cui la paziente è rimasta 6 mesi fino a guarigione dei tessuti duri avvenuta per posizionare poi i denti definitivi. Sulla sinistra vedi l'attack tridimensionale che mostra il caso come era arrivato da noi e sulla destra gli impianti dentali che sono stati posizionati sia in mascella superiore che inferiore. Questa è la progettazione che abbiamo fatto. La paziente voleva dei denti morbidi, rotondi come il suo viso, non troppo dominanti, non troppo grandi. Abbiamo creato una prova in plastica per vedere dove sarebbero potuti finire questi denti nella linea del sorriso. Una volta fatti i test del caso, abbiamo realizzato i denti definitivi. In questo caso, denti completamente iperrealistici con gengive in composito, struttura interna in titanio di resistenza e denti bianchissimi in zirconio. Come puoi vedere, la tessitura di superficie dei denti rende quella naturalezza del sorriso del tutto indistinguibile da dei denti naturali. Questi denti replica di denti reali scansionati sono stati riprodotti roboticamente. Nota il match, il colore delle gengive artificiali, come va a intercettare il colore poi delle gengive naturali. La linea di passaggio tra gengiva artificiale e gengiva naturale viene nascosta sotto le labbra, quindi quello che viene mostrato sono i denti iperrealistici e un filo di gengiva che è del tutto indistinguibile da una gengiva naturale, quindi nessuno potrà accorgersi che la paziente ha delle protesi su impianti. Questo è il risultato prima e dopo, un risultato davvero sbalorditivo.